Sente Sì, sì, sì. bene, Sì. Adesso sento bene. Buonasera, buonasera. Eccoci in diretta Oh. per questa ennesima puntata di Web Revolution. Anche questa sera ospiti d'eccezione, a dir poco. Abbiamo qui soprattutto l'ospite in alto a destra che ci presenterà come al solito la nostra Alessia Marani. Ciao, ciao a Bene. tutti. Allora, ciao da quel di Modena e presentiamo il nostro ospite d'onore che secondo me non ha bisogno, insomma, di introduzioni, comunque Andy, riconosciuto soprattutto per aver lavorato, collaborato con i Blu Vertigo, ma ha fatto tantissime altre cose. Andrea Guida Fumagalli, musicista, plurisistrumentale, fra l'altro, mi sembra che suoni più strumenti. Strumentista, Strimpello, strimpello, polistrumentista strumentista. e anche pittore, ma non solo pittore, perché in realtà lui fa anche arte di diverso tipo, Grafica, non soltanto pittorica. grafica. Grafica Ma sicuramente. ciao. E poi abbiamo Ma è l'ospite d'onore che è Xena, anche lei, nostra special guest. Ciao. Direttamente Ciao. dal marchetto, Ah, chi ciao ti Xena. ricorda Passati gli ancora? anni. Direttamente da casa mia, da dove non è in moda, non so quanto tempo oramai. Di trovarci davvero, perché sarebbe bellissimo. Io Volentieri. volevo partire subito con una domanda ad Andy, quindi Andy, musicista ed artista visivo, futurista. Come e quando è nata la contrapposizione del colore fluorescente in uno spirito musicale dark punk come il tuo? Ho sempre cercato il bilanciamento tra i due poli. Mi piace pensare anche all'antica Cina e una corrispondenza tra un negativo e un positivo. Nello stesso tempo, nei locali gothic punk o nel dark, ho sempre visto luci al wood, quindi sono sempre stato affascinato dall'estremizzazione del colore, quella anche proprio dove agisce un filtro, agisce la chimica della composizione del colore fluorescente con la massima accensione, la massima fluorescenza, e preservando nello stesso tempo un animo anche abbastanza ombroso, oscuro. È sull'alternanza di questi due poli che baso un po' il tutto. E quindi, appunto, come qui vediamo, c'è una delle tue muse, prime muse ispiratrici, che è Xena, e appunto famosa nel ruolo di Beatrix, e portata alla ribalta con Marchette da Chiambretti. Che cosa ti ha attirato della sua immagine? Beh, innanzitutto l'esempio della sua bellezza che è multiforme, può essere presentata completamente senza trucco o con l'estremizzazione del trucco, si può presentare da donna elegante o anche sportswear o casual o assolutamente nel ruolo della dark lady. Mi piace questo aspetto così multiforme della sua bellezza. Infatti poi quando insieme anche collaboravamo per anche del teatro, si può dire, d'avanguardia, comunque sperimentale, anche presso un bel posto che era Ludia Libis a Milano. E poi mi aveva ceduto tante immagini che erano un po' il riassunto della sua carriera anche di modella. Quindi ho avuto modo di avere a che fare con queste immagini, le ho usate molto per i miei dipinti. È stata una delle icone dei primi tempi. Io infatti avevo già visto qualche Grazie. quadro anche su Facebook che avevi Bene. posizionato di Xena. E tu invece Xena da cosa sei rimasta colpita di Andy? Ma Andy era già dall'inizio a Bovo, nella mia mente. Nella mia mente, come chiamarla, bicamerale, no? Abitando in tutte le due camere contemporaneamente. In una suonava, mentre nell'altra si erigeva a diventare il pittore chimico, direi io, come dire, sprigionatore, che mi sprigionava anche me, e sprigionava anche dei colori psicodelici, altamente artificiosi, ed io ero la sua flashback musa, mi chiamerei così, gioco onda.
è un gioco di parole qui, in un trip da acido, così inarrestibile, una volta un senza nostro amico... Come? Un acido senza averlo preso, cioè, diciamo. Senza averlo preso, assolutamente, acido tra virgolette. Non l'ho mai presa, acido, io non mi drogo, e nemmeno tu. Una volta una cosa interessante fu che un nostro amico comune, tra l'altro scrisse anche un prologo per una tua presentazione, paragonò Andy allo struzzo, che mi divertì tantissimo. È vero, un uccello terrestre, cioè, che è più veloce di tutti gli uccelli terrestri, un uccello che depone le uova più grandi di qualsiasi altro uccello, un uccello veloce nel pensiero, e per questo Andy lo trovo molto veloce, e molto fertile nella sua espressività artistica. Direi così, e io lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, quello che abbiamo fatto, perché non è che abbiamo fatto soltanto la pittura dove io ero la musa, abbiamo fatto anche la musica, abbiamo fatto delle cosiddette performance. Perché avete suonato anche insieme, perché comunque... diciamo che io l'ho sempre visto, io mi sono visto più cigno, devo dire la verità, un'icona comunque di stile, un emblema anche concettuale comunque, come rappresentanza anche proprio visiva, secondo me. Io ti ho dato del cigno, secondo me, per me è questo il tuo animale, però lo struzzo è... No, non l'ho detto io però. Sì, anche lo struzzo, dicevo, ognuno ha il suo, si tiene sì. Il suo animale. Allora, Andy, quanto ricordi della notorietà dei Blu Vertigo, delle soddisfazioni, delle delusioni, soprattutto magari forse per il gusto della gente, anche perché il gusto ormai è diventato molto, molto, molto strano, poco a sé stante. Che ne pensi? No, ho perso l'ultimo pezzo, scusami. Quello del gusto. Cosa ne pensi del gusto anche delle persone? Come è cambiato nel tempo? Beh, dipende. Mi sembra un discorso un po' ampio. Diciamo che... Perché abbiamo detto i ricordi con i Blu Vertigo? Cioè, cosa ricordi? I Blu Vertigo sono stati una pagina fondamentale, e lo è tuttora, che stiamo rientrando in orbita. Per cui è una storia che in realtà non finisce mai. Diciamo che è stato un percorso bellissimo, perché è l'esempio di come dal nulla si possa far sbocciare un progetto e arrivare agli altri, a volte con delle coincidenze davvero, davvero anomale. Per cui le soddisfazioni sono state innumerevoli, penso anche a tutte le partecipazioni importanti, i concerti, soprattutto vedere questo accrescere delle persone che sempre di più si dedicavano all'ascolto della nostra musica. Anche i premi importanti come l'MTV Music Award. Diciamo l'unica delusione è probabilmente quella che nel momento in cui potevamo raccogliere ci siamo distanziati, però fanno parte delle fasi della vita dove anche chi si infrappone, cioè al di là di quelle che sono le entità del gruppo, magari non hanno portato avanti il discorso per cercare di unificare la band. C'è stato un po' Quanti anni è che siete stati insieme come Blu Vertigo? Beh, io conosco Morgan dall'86 e i Blu Vertigo sono stati ufficialmente con gli album fino al 2001. Però il primo album è del 94, per cui se ci metti dall'86... Bel matrimonio, Blu Vertigo. Musicale. È un'amicizia che si è evoluta ed è cresciuta... E che continuerà ancora, penso. Come? Continua ancora? Assolutamente, sì. E volevo chiederti, nei tuoi momenti di vita, quanto continua ancora, naturalmente. Scusami, c'è stata una sovrapposizione. Sì. Diceva, continua ancora questo momento di vita. Diceva Renato, continua ancora questo sodalizio. Sì, Renato, sta continuando ancora, tanto è vero. Sta continuando. Che ritorneranno in auge prossimamente. Vedremo, però sono cambiati chiaramente. Allora, approfitto.
Avete qualcosa in pentola assieme da fare o è top secret? Sì, no, ci sono cose in pentola, poi quando saranno pronte avremo modo di ascoltare. Però io vengo perché sono goloso. Stiamo rientrando in orbita, diciamo così. E io sono goloso della vostra musica e ve l'aspetto. E nei tuoi momenti di vita, quante volte ti è successo di sentirti fuori dal tempo, in crisi o sovrappensiero, che sono anche tre vostre famosissime hit? Beh, sovrappensiero sempre, perché sono solitamente in genere poco concentrato, mentre faccio una cosa comunque, ho sempre delle idee che si ramificano verso altro, quindi sono quasi sempre sovrappensiero. In crisi mi è successo tante volte, quando avvengono dei cambiamenti, quando dentro di te qualcosa sta cambiando e magari la mente fa fatica a riconoscere, quindi cerca di bloccare, va in controfase, rimani in crisi o dall'esterno, quando ci sono stati dei distacchi importanti, dei lutti o degli incidenti, come nella mia famiglia, è stato un po' pesante. Quindi in quel momento nel momento in cui succede una reazione repentina e poi un'ondata di discesa. Fa parte del meccanismo, ho imparato ad accettarlo, a convivere con i momenti di crisi che possono essere molto formativi, possono essere molto utili per la rigenerazione successiva. E poi, infatti una delle canzoni di Blue Vertigo è Crisis, no? Com'è? Una delle canzoni di Blue Vertigo si chiama Crisis. Cioè, quella che preferisco. In quel caso Morgan dice un eccesso di lucidità, mi piace molto come definizione. Ecco. E poi l'altra che dicevi è fuori dal tempo. Fuori dal tempo. Sì, mi sento fuori dal tempo quando devo fare qualche annuncio sul web, sui social. Sono rimasto a un vecchio immaginario, a volte mi sembro le signorine buonasera della Rai di quando ero piccolo. Bellissimo. Sto a guardare un po' la porta inquadratura e mi accorgo che siamo in un mondo invece dove è tutto molto più in scazzo e quindi... In quello mi sento abbastanza fuori dal tempo. Quando devo fare, non so, un invito per un concerto, in quel senso sono abbastanza anacronistico, sì. Sì, sì, sono tre canzoni che poi colpiscono anche per il fatto che comunque tutti ci siamo sentiti più o meno un po' così, quindi secondo me avete proprio preso un po' la mente e il cuore di tutti con queste canzoni. E cosa ricordi invece della collaborazione? Come? Ci si può immedesimare molto spesso, esatto. Comunque proiettare il proprio all'interno di del testo. Io, sì, ma io mi sono scassati i timpani per ascoltarvi e tuttora siete nella mia playlist, ve lo dico, quindi... Cosa ricordi invece della vostra collaborazione con i Subsonica in Disco Labirinto? È stato molto bello perché a parte un'operazione artisticamente molto complessa, a parte vabbè, Disco Labirinto nasce in una notte, nello studio di Busta, eravamo io, Morgan e Busta, dopo un DJ set a Torino, al Docks Dora, mi sembra, poi ci siamo chiusi in studio fino all'alba e lì venne fuori il disco Labirinto come, diciamo, come bozzetto. Poi Subsonica l'hanno messa in bella nella loro versione. E è stato molto bello il video, era un progetto dedicato, anche proprio indicato per le persone sorde, quindi era ogni... strumento musicale era trattato come un impulso luminoso o comunque era matericamente rappresentato. È stata un'operazione creata, mi ricordo eravamo andati con quelli del Link di Bologna e abbiamo girato per le vie di Bologna su questa strana piattaforma, su questo palco fluttuante. Era stata una bellissima esperienza, era anche un periodo dove siamo esplosi contemporaneamente, siamo arrivati a un pubblico molto più vasto, entrambi i progetti erano cresciuti, quindi anche avevamo modo di incontrarci anche nella vita di sempre o in tour o in date in comune o in festival, per cui è stato un bellissimo periodo di condivisione, anche lì continua con una grande amicizia. Infatti ti dico che quando siete usciti con Disco Labirinto tutti forse speravamo un pochino che i due gruppi si amalgamassero, anche perché appunto come dicevi tu siete esplosi insieme e c'era proprio la voglia di sentirvi secondo me cantare e suonare insieme, quindi sì, è stata un'idea bellissima. E anche il video era spettacolare e adesso che mi dici anche che c'era questo progetto per i sordi, i sordomuti, anche perché tante persone ci chiamano, delle volte ci contattano chiedendoci appunto di mettere i sottotitoli, cosa che abbiamo fatto ovviamente per poter
dare a tutti la possibilità appunto di anche ascoltare o leggere la nostra intervista in qualche modo. Ah, ok. Allora, 3 volte a Sanremo, la vostra ricordata performance con l'Astenzio, era Sanremo 2001. Oggi anche ricorrere una nota tristissima, perché ho saputo che è mancata Raffaella Carrà e sono un canale grigio dentro. Ce lo stavamo dicendo proprio oggi io e Xena, sembra quasi che sia apposta per parlare di lei. Allora, se vogliamo parlarne, ti racconto un aneddoto molto veloce. Stavo chiamando The Voice perché per un cantante, un musicista nostro, per farlo entrare. Beh, non mi risponde proprio Raffaella Carrà. Ma Raffaella, ma sei tu? Ma certo, chi deve essere? L'umiltà dei grandi, cioè lei faceva proprio anche la segretaria del programma, quindi è stata una cosa, un'emozione forte per me. Io ho sempre amato la sua figura in scena, ma soprattutto poi ho avuto l'opportunità di condividere quella settimana sanremese con lei, con Blu Vertigo, appunto, quando abbiamo presentato l'Assenzio, ed è stato davvero bellissimo. Infatti si era creato un bellissimo feeling tra di noi, lei riusciva a essere gentilissima con tutti, cioè sul pezzo comunque era molto precisa ma piacevole, era proprio, aveva questo modo di smussare gli spigoli e prendersi delle enormi responsabilità. Mi ricordo che era stata anche molto attaccata dalla stampa, in sala stampa, e si è presa a lei proprio tutta la responsabilità di affrontare tutti i giornalisti. È stato bellissimo davvero conoscerla. Una donna meravigliosa, e me la ricordo ancora in braccio a Benigni, in quella famosa caduta rovinosa. una grande regina, è un'icona, soprattutto un'icona internazionale. Xena, la ricordi? Xena, tu la ricordi invece? Hai fatto qualcosa con lei? No, non ho fatto niente con lei, mi piace tantissimo, una grande icona, forse l'ultima. Prima di lei se n'è andata a Milva, che anche a me piaceva tantissimo, giusto per non parlare di Battiato, cioè li stiamo perdendo tutti i grandi, per non parlare ancora Battiato grande, no? Poi voi avete avuto a che fare con Battiato, però a me non piace Benigni, lo posso dire. Perché? Povero Io non lo sopporto. No, ma sì, lo so, però cioè io amo Carmelo Bene tantissimo, cioè è stato mio mentore, e quando ho visto che lui stava dando delle lezioni a Benigni, ma questo non ci arrivava nemmeno al dito di piede di Carmelo Bene. Quelli sono veri attori. Carmelo Bene forever, vabbè, non voglio adesso, però a me Benigni non piace. Facendo passi, ritorniamo all'Assenzio. Allora, io volevo chiederti questo: come vedi il destino del Festival della Canzone Italiana e se ha ancora un'utilità data gli innumerevoli talent che parlano di musica attualmente? Uno l'abbiamo citato, The Voice. Sì, secondo me sì, rimane comunque un'istituzione che anche è sopravvissuta all'astronave dei talent, e anzi, oggi comunque, nonostante il filtro dei talent, ci sono diversi personaggi che riescono a fuoriuscire dai talent ed accedere al palco sanremese, penso che abbia preservato la magia. Poi non ti sto a parlare dei dati di mercato, anche perché adesso hanno chiuso tutto in un enorme jukebox, che è proprio un concetto vago, è questo supermercato delle playlist, per cui non ne conosco i meccanismi una volta fuoriusciti da Sanremo, però in quella settimana si vive l'importanza dell'evento, e penso che abbia ancora un ruolo fondamentale per tantissime persone, tantissimi artisti. E L'hai guardato quest'anno? Sì. Sì, lo guardo tutti gli anni. Per qualcuno in particolare? Com'è? Avevi qualcuno in particolare per cui tenevi? Io avrei detto Madame, ma sono sicura che mi direi un'altra cosa. Com'è? No. Avevi detto? Pensavo Madame per te, invece?
Mi è venuto in mente anche... mi è piaciuta molto. In realtà io sono impazzito per il brano di Gammon, l'ho trovato di una difficoltà estrema, pur essendo presentato con, come se fosse una canzonetta semplice, ma era profondamente difficile. Lui mi è piaciuto un sacco. Vero, Gammon è stato molto bravo, lo salutiamo, anche lui è uno dei nostri amici. E, invece tu... Difficile tu come testo o come impostazione musicale? Difficile come testo? Entrambi gli aspetti, però soprattutto per l'esecuzione musicale, la difficoltà armonica e melodica di fare quel brano. Sono rimasto soprattutto perché amo molto quando qualcuno riesce a fare qualcosa di difficile presentandola a sé. Perché è inusuale la cosa difficile. Perché normalmente molti cercano la stessa, come dire, impronta della generale, no? Bene o male, molte canzoni si somigliano anche come impostazione, come inizio, come introduzione, appunto, e poi prima, seconda strofa e poi il finale, si somigliano un po' tutti, no? Chi cerca di fare qualcosa di difficile lo apprezzo. Similare. Infatti, poi comunque sono molto omologati quasi. Scusa? Sono molto omologate ultimamente le canzoni. Sì. Anche perché spesso vengono prodotte dalle stesse persone. Poi ho trovato anche, in realtà non avevo mai seguito prima, però ho trovato il pezzo di Rama molto interessante. Che e poi sono molto contento per i Maneskin. Anch'io. È veramente un sogno di sempre. Perché sono esplosi, veramente. La pacca penso che sia... Vi siete ritrovati un po' nei Maneskin? Io Blue Vertigo un po' nei come Maneskin. Spirito, eh? Sì, non lo so. Ma se riguardi il video dell'assenzio, ti accorgi che era la nostra scelta, a parte, vabbè, saremo giovani con gli odio, per cui una scelta ancora più estrema, 94. Ma nel 2001 siamo arrivati proprio come meteorite anomali, infatti siamo anche arrivati ultimi. Però c'era una scelta profonda di fare qualcosa di diverso. Diverso da quel tipo di sistema, quindi sia a livello anche le parti di archi, l'arrangiamento, anche bello. L'approccio estetico era abbastanza. Diciamo, i Maneskin sono più magari legati a uno stilema rock un po' più riconosciuto, un po' più collocabile con un rock delle epoche passate, però è rigenerato in maniera sovraffina. Sono felicissimo per loro. Penso strepitosa. Che quando a quell'età ti capita una cometa del genere che ti prende, che ti porta in giro, penso che sia una cosa molto bella da vivere. Spero continueranno. Bravo, che duri, Francesca. Ma sapete, scusatemi. Ce l'hai il coraggio di cantare un pezzettino dell'assenzio? Te lo ricordo? No. Tu invece Sarci, Ser, tu ce l'hai di cantargli un pezzettino della sera? Siamo il protagonista. Andy, canta tu. Ma io direi che avendo Andy qui, meglio di lui, se vuole accennarci qualcosa, credo che non possa farlo nessun altro. No, grande ragazzi, stiamo in diretta. Adoro, stiamo avendo qualcosa di clamoroso. Ma guarda che bella credo che ha, mi piace un casino. Se me lo dicevate prima me la preparavo un po' più in maniera un po' più completa. Fanno bene, fanno male, sta bene, sta male. Oh. The sound of nothing. Bellissima. Alla prossima me la preparo. Devo farti i complimenti per l'arredo. È un bellissimo arredo dallo studio. L'arredo anche lui, perché oltre a
Oltre ai quadri, lui produce oggetti di design e complementi d'arredo fino alla costumazione dell'uso quotidiano. Allora, In realtà non li conosco, io li ridipingo, li customizzo, infatti. Ecco, non mi si è intartagliata la lingua. Qui Comunque potete sì. vedere, c'è una Vespa, c'è un pianoforte. Allora, quella la mia Vespa, piuttosto che grammofoni, o là dietro c'è un contrabbasso, vari strumenti che Wow. vado così Sì, infatti vedo a quindi reinterpretare. deciso, anche il colore l'hai scelto secondo me in relazione ai colori che hai utilizzato. Il fluo infatti mi fa venire in mente questi braccialetti adesso che si mettono appunto in discoteca, come dicevi anche tu, c'è sempre stato un punto e una correlazione. Allora, oltre a Blue Vertigo, vuoi parlarci dei Fluon? Sono stati un bel progetto, un bel esperimento di gioco di squadra dove siamo riusciti anche a ottenere un bel risultato grazie a quello che adesso è molto più usato, un tempo un po' meno, l'operazione di crowdfunding, per cui dove cerchi di andare a aggregare le persone, presenti un progetto e il tuo pubblico sovvenziona il tuo progetto, quindi poter andare in studio, avere la stampa del CD, il setup del live. Abbiamo fatto questo disco che si chiama Futura Resistenza, e diciamo era un po' il modo di trasformare quello che era prima il laboratorio artistico anche in un progetto musicale, grazie anche alla collaborazione di altri due artisti, che eravamo io, il mio ex socio Fabrizio, e poi con Luca Urbani del Soerba e Fabio Michino alla chitarra. È stata Thank you, una sir. bellissima esperienza di progetto elettronico. Because puppies. La vedi che vi ascoltavo. Luca, Tutto, sta tutto, sono il vostro jukebox stasera. lui. Un singolo che anche è molto interessante secondo me era L'assassino e il maggiordomo dei Fluoni, All'assassino il maggiordomo. lo ricordo con Allora, la nostra misteriologa è la Francesca di solito, così il maggiordomo, hai apprezzato? Ma io vedo una bella relazione tra Misteria e Andy, non lo so, c'è qualcosa che. Alessia, non c'è un'affinità tra loro due, qualcosa di misterioso. Vedremo presto Modena per progettualità, ti saprò dire qualcosa. Xena, ma a te è piaciuto invece il Festival di Sanremo quest'anno che non te l'ho chiesto? Ma io penso che la domanda che hai fatto ad Andy, così penso che il destino. Del festival, della canzone italiana deve destarsi assolutamente, deve mettere l'elmetto di Alessandro Magno per riconquistare il mondo. Cioè, detto questo, a me piace, mi piace Damiano, mi piace Damiano di Maneskin, e poi una cosa che la più interessante sua, che è nata lo stesso giorno di David, il nostro grande David Bowie. Vero, che poi parleremo perché c'è una cosa importante da dire anche su di lui. Quindi ti sono piaciuti e sei stata contenta della loro vittoria. Bene, bene. Assolutamente sì, Se mi come rendo conto, no? dobbiamo correggere 22 il anni. termine Måneskin. Måneskin. Devo riabituare. I Måneskin fra un pochino. Chi ha parlato di E David Bowie? io, come sempre. Brava, io Ce non l'ho so se. qui, fissa. Dalla mia mente farei un film, come si chiama? Rivitalizzazione di David Bowie con Andy. Non lo so, c'ha delle affinità incredibili. Ma sai che l'ho pensato anch'io? L'ho pensato anch'io. Io se dovessi scegliere un attore, sceglierei te. Hai una somiglianza, non so, c'è qualcosa che Grazie. ti Cioè, mi ricorda. richiami molto David Bowie. Forse la voce, l'atteggiamento. Comunque è Che stato uno è dei spontaneo, più tra fortunati. l'altro, non è neanche costruito, è così naturale, no?
Ma questa è una domanda che aspetta che faremo dopo, non anticipiamo. Volevo chiedere intanto... Mi è venuto il momento adesso perché me l'ha suggerito Xena. Colpa mia, volevo soltanto dire di Damiano. È così, oltre i Blu 22 vuoi parlarci anche dell'orchestra spettacolo Ugo Boni e dell'importanza di cantare e duettare con Orietta Berti, perché ormai tutti stiamo duettando con Orietta Berti. Bene, con Orietta Berti è stato un duetto durante il Festival di Sanremo del 2016, durante un'intervista ci siamo lasciati andare questa se non sbaglio, è stato bellissimo. No, in realtà Ugo Boni è stato un progetto molto scherzoso, però una bella esperienza, perché con Marco Maccarini, che è un carissimo amico ex DJ della TV, e con Roberta Carrieri, che è una brava cantante, avevamo messo insieme questo trio liscio elettronico, abbiamo fatto un paio di esperimenti molto, molto divertenti. In realtà è una delle mie parti ironiche, nel senso che sono ispirato veramente da tutto, per cui penso che sia esempio di come si debbano abbattere le barriere tra i generi musicali. La musica è sempre acuta e interessante. L'ho visto anche, ad esempio, uno dei progetti che più mi è piaciuto del festival sono gli Extra Liscio, perché sì, li trovo irriverenti e nello stesso tempo tecnicamente molto bravi. Per questo che rivisitare il liscio in maniera elettronica era un modo di capire come viene realizzata quel tipo di musica. E quindi, come a me piace ascoltare dai Nine Inch Nails o gli Einsturzen, Noi Bauten, una musica industriale un po' più estrema, mi piace ascoltare il trio Lescano o il Bossa Nova di Chopin. Mi piace andare a raggiera sui generi musicali e sono sempre affascinato e incuriosito dall'entrare sempre in meccanismi e in mondi sonori diversi. Bellissimo, io penso che la curiosità sia Rivisitare il liscio. No, dicevo, rivisitare il liscio è un po' come trasformare la musica, quella da ballo, in musica d'ascolto, no? Direi. Che ne pensi? Certo. Sì. Ma che ritmo dovresti dare a questo tema? Siccome quelle sono tutte polche, valzer e queste cose qua. Come la trasformeresti allora? In che tempi? In che modalità? No, io non ho fatto altro che rispettare il canone, la tradizione, ma rappresentarla elettronicamente. Ci andavo sopra un po' col sax, ma riarrangiare elettronicamente quel tipo di tradizione. Io penso che anche tu riesca a riconoscere... Hai qualcosa che possiamo sentire? Al momento no, è una cosa di... L'abbiamo preso in preparato sulla musica, non abbiamo fatto niente. Però devo dire che perché secondo me... mi aveva incuriosito questa cosa. Riconosci il codice della bellezza, secondo me. Con la musica. Allora, Alessio. Hai portato in scena David Bowie. In cosa ti senti accomunato, ecco, a Luca Bianco, e di cosa parla il tuo spettacolo? Da diversi anni porto in scena uno spettacolo dedicato a David Bowie, perché... Ah, c'era un'affinità, quindi. Sì, sì, se hai occasione di vedere, si chiama Andy and the Bowiness, anche su YouTube ci sono diversi video. Diciamo, devo vederlo. Ho iniziato una sorta di meccanismo accrescitivo di ricerca, proprio per innanzitutto capire come interpretare il ruolo di frontman, e quindi ho scelto un repertorio così vasto, questo tesoro preziosissimo che ci ha lasciato David Bowie. Immenso. È un mio modo di studiare, anche perché sinceramente non cerco di fare né il verso né di emularlo o di truccarlo mettendo le parrucche da Ziggy Stardust. Lo faccio filtrare attraverso il mio modo di essere e il mio armadio con i candidati. Ed è anche un momento molto bello, perché all'interno del concerto c'è un attimo di fase dove con la mia compagna interpretiamo Like a Mars, dove lei canta con una performance le sue ali di luce. Un momento che mi piace tantissimo. È un modo di rigenerare quello che ti ha profondamente appassionato interpretandolo.
È Ma ti un ricordi Christian F. dello Zoo di Berlino, che dove lui partecipò appunto nel fare le colonne sonore, ci fu Heroes, che fu uno appunto dei successi più Più che altro clamorosi. lui da vivo lo si vede con Station to Station, io Sì, e nel interpretava film. proprio il suo ruolo. Io Successivamente comincio con poi. quel brano in realtà, proprio perché, giusto per darci una mazzata sul nascere, perché è durissimo da fare dall'inizio, iniziamo proprio con Station to Station. E poi dico una cosa anche a Xena, perché anche a lei piace molto David Bowie, se lo vedi appunto accomunarsi ad Andy come lo vediamo anche noi, e ti dico anche che nel suo libro La mia seconda vita di Christiane F. nel ragazzo del zoo di Berlino, lei lo dipinse dopo che l'aveva visto e straguadagnato anche con lui, lo ha visto e ha detto che era una persona molto fredda, molto poco socievole, che non gli ha dato insomma, gli si è un po' rovinata l'immagine. Scriveva nel suo libro questo. Poi non so se. Ecco, Guarda, io ho avuto fortuna di conoscerlo. raccontaci tu. Non racconterò troppo, ma ho avuto questa grande fortuna di conoscerlo e ho fatto una grande cavolata che dopo aver passato 3 giorni con lui e 3 notti, sono Perché? scappata via perché io non ho mai conosciuto una persona così eccezionale, così fantastica, così. Io amo David Bowie, ma proprio lo amo, cioè lo Quindi amo visceralmente, lo amo in tutti i sensi, cioè nel senso uno che comunque riesce anche a partorire una canzone come Varsava, per esempio, che è un pezzo classico alla fine, no? Cioè, sì. no, non la conoscete, no? È molto interessante. Per me il Duca Bianco è proprio, io mi emoziono quando parlo di lui, è proprio la nostra alba, è una nostra alba eterna, è immortale, e penso che dopo di lui è proprio il diluvio delle Black Stars che cadono dal cielo, no? Lui per me è proprio l'apice della forma, Bella domanda. il nostro veramente nettare quotidiano. Datemi il mio nettare quotidiano. Non è un giorno che io non pensi a lui, cioè, sempre è dentro di me. Io divento lui. Ma a proposito, dentro di te, in questi 3 giorni, queste 3 notti, è successo qualcosa? Che Che curiosi, che succede? Sempre no, succede qualcosa, no? perché sì, vi siete conosciuti nel modo più. Come dice Alessia, anche Amanda te l'ho detto Lear, Alessia. i cuscini sono pieni di trucco. Ah, perfetto, bello, bello, bravo, molto bella questa espressione. Bella Allora, questa. Andy, oltre al Duca Bianco, c'è un'altra somiglianza. Allora, Andy Warhol ed Andy Andrea Fumagalli, le similitudini. Nessuna, penso, se non magari del colore chiaro dei capelli o parrucche che sia. No, in realtà ho scelto il nomignolo Andy prima di conoscere il lavoro di Andy Warhol, poi l'ho studiato parecchio e siamo due persone completamente diverse, però penso che sia un individuo che ha lasciato un segno nel bene e nel male, no? Molto, molto profondo nella nostra società. Però non c'entro assolutamente nulla Lo con. ricordi un po' la sua parte, ma hai visto il film Factory Girl, dove si parla appunto della sua musa ispiratrice? Sedgwick, E sì, certo. E quindi parla anche del suo carattere parecchio uggioso, tagliente. Sì, io molto. ricordo sempre un aneddoto, me ne parlava Benedetta Barzini, che ha avuto l'opportunità di frequentare la Factory ai tempi d'oro. E lei l'ha sempre paragonato a un gatto che guarda giocare dei topolini in una scatola. Persona comunque nel suo aspetto apparentemente fragile, era un grande manipolatore, ripeto, nel bene e nel male, però è un personaggio fondamentale per il nostro mondo. Ha avuto delle intuizioni davvero efficaci, Sì, però non infatti. c'entra niente con lui, secondo me.
E adesso poi, come ti dicevo, il gusto della gente poi è anche un po' cambiato. Io vedo che... gusto della gente, me lo dicevi anche prima, ma non ho capito bene cosa intendi. Ti parlavo appunto del gusto della gente sia nell'ambito musicale, ma anche nell'ambito proprio dell'estetica. Cioè, esteticamente non c'è più non ci si riesce più a rivolgere. Tu sei, secondo me, per un pubblico di nicchia, non ci si riesce più a rivolgere, secondo me, a un vasto pubblico. Tante persone hanno delle idee che sono completamente diverse. L'unica cosa che interessa tante volte, anziché comprare l'oggettistica, è fare il selfie con la persona che ha composto il brano, venduto l'oggetto, costruito l'oggetto. Che ne pensi? Beh, diciamo che non è che Complementare. cioè, è cambiata la generazione, sono cambiati i mezzi di divulgazione, è cambiata la velocità di consumo. Quindi io faccio parte ancora di una generazione dove a volte veniva stampato il poster all'interno della rivista, Vero. che oggi succede molto meno perché ci hanno chiuso dentro dei telefoni e soprattutto il consumo musicale è diventato velocissimo. Quindi sembra che bisogna sparare una cartuccia via l'altra, e anche la vita delle canzoni è limitata proprio nel tempo. Anche perché diciamo, per fare una Però non. canzone ci vuole un sacco di tempo, per ascoltarla minuto, minuto Sì, ma e mezzo. perché è diventato tutto molto accessibile, no? Oggi Sì. Sì, sembra quasi di poter fare uno zapping, tutto è a portata di mano, quando invece ai miei tempi si può dire, se eri incuriosito, andavi a comprare i dischi, anzi era proprio un rituale di ricerca. Però nello stesso tempo, cioè, è cambiata la quantità anche dell'offerta, e in questo mondo che è proprio il web ci sono anche dei casi stupendi, di musicisti fantastici, di che si cantanti perdono. fantastici, magari sono molti di più per meno persone. Un tempo invece c'erano magari meno artisti per tante persone. Fa parte del cambiamento dei Moltissime tempi. canzoni o musiche che non si riesce, passano via così. Ce ne sono talmente tante che non riesci a ricordare tante musiche, passano via così, le ascolti. Penso che A però me con il arrivano un tempo. sacco di ascolti da commentare e poi non le perdi, non ti rimangono più in testa, si volatilizzano. Stavo E dicendo questo proprio è che il è brutto cambiata la periodo di velocità, adesso. mentre le hit di un tempo rimangono Le molto più ricordavi? impresse ancora oggi. Non so, lungi da me dal lamentarmi di questo. Sono più Siamo cambiati poeticizzati. con la testa. Non c'è più, secondo me, quel ritornello, sono più poeticizzate che cantate, tant'è vero che le capisce anche mio padre, che non capisce niente di musica, però dice, le parole erano belle, lui ascolta il testo quando lo sente e lui la musica non la sente assolutamente, però il testo sì, quindi forse questo può essere di aiuto, non lo so se sì o se no. Io preferivo il vecchio ritornello, il bridge e quant'altro, la strofa, insomma, il vecchio standard Anche musicale. la mia. Poi. Sai, io penso che ogni epoca abbia fornito della musica molto bella e molto brutta. Generazione a questo concetto, che a un certo eravamo abituati appunto all'introduzione, questo ritornello, che poi magari uno mentre faceva la doccia se lo cantava perché se lo ricordava subito. Invece adesso non riesci a ricordarti una canzone e vai sempre sulle canzoni vecchie per cantare sotto la doccia, per dire, No, no? perché è cambiato il codice, perché la nuova generazione invece canta dall'inizio alla fine magari un rap infinito con 400 parole. Vero. Sì, infatti, È falle entrare cambiato. tutta la. È cambiato. A me, ad esempio, è capitato di andare a suonare un concerto di Calcutta, che fa parte della nuova scena del nuovo cantautorato, e sono rimasto scioccato da 20.000 persone che cantavano tutti i pezzi dall'inizio alla fine. Poi, questo che dicevo che è un discorso molto, molto vasto. Beh, la situazione della tachipirina che diventa di 500 che diventa 1000 è stata eccezionale, secondo me. Non solo, Anch'io. nei suoi scritti trovi degli spunti assolutamente interessanti, anche dei begli accordi di brani. Boh, nel senso, è cambiato proprio il numero,
e la velocità, siamo completamente invasi. E quindi molto spesso punto i piedi, piuttosto mi vado a riascoltare la trilogia berlinese di Bowie, che comunque non mi stanca mai. Ci sono quelle canzoni immutabili per noi che rimangono sempre nel nostro cuore. Oltre a David Bowie, tu infatti hai altri due personaggi a cui insomma ti sei ispirato, hai tratto ispirazione, che ti piacciono insomma. Sono Tenco e Dalida. E ci sono appunto... Sono affascinato dalle persone che hanno passato una vita struggente, con un animo e un sentimento struggente. E loro sono un esempio... Sono un esempio di amore vissuto in profondità. Questo mi ha affascinato molto di loro. Li ho anche dipinti. Ah, due icone molto curiose. Una, anche Luigi Tenco, purtroppo ce lo ricordiamo più per il suo suicidio, quando in realtà, secondo me, va ricordato per la sua verve, per il suo carisma e la sua intensità. Molto spesso ci si perde... verso canzoni che tragedia, senza considerare il resto. Tra l'altro ritorno sempre anche qua Orietta Berti, perché mi sembra che Tenco avesse lasciato una lettera che però si è dimostrata fasulla, dove diceva: il mio pezzo addirittura è arrivato dopo quello di Orietta Berti. Quindi si era ancora tapirato di più. Lei poi ha smentito, dice: secondo me questo non è mai successo, però pare che ci sia stato uno scritto dove c'era anche questa spiacevole frase, sperando appunto che non sia vero. Orietta, secondo noi non è vero, quindi non ci crediamo, però c'è stato anche quello, quindi vedi che nuovamente è quella di nuovo nella nostra intervista. E sapevi questa? La sapevi della lettera che aveva lasciato Tenco? Lo sapevo, ma non mi espongo, perché non sapendo le verità preferisco ascoltare, parlare e cantare Luigi Tenco, anche per ascoltare le sue interviste. Non fai come i Beatles, che metti i pezzi all'indietro e poi dopo così possiamo trovare delle frasi, oppure fai finta di essere morto e poi risorto? Non avete fatto nessun impugno ancora di questo tipo, la farete più avanti. Ti ho dato un'idea. Abbiamo usato i reverse, ma non sì. Per le ritmiche, diciamo, per le batterie. Le batterie in reverse. Progetti futuri vostri? Di rientrare in orbita con i Blue Vertigo, e poi ho una mostra verso l'inizio di agosto con una bipersonale con Marco Lodola, che è un caro amico, e a Sanremo facciamo una mostra insieme, che si chiamerà Lodolandi a Gogo. Speriamo di essere anche lì, di poterti venire a vedere anche quel frangente. A Sanremo, e poi con i Blue Vertigo stiamo appunto rientrando in orbita, speriamo al più presto. Siete nuove o riprendete? Perché a volte io so che i gruppi come voi si staccano per un periodo, poi si riprendono, è un po' un andirivieni, no? Come dicevamo appunto anche per i Subsonic, ogni tanto arriva. Ogni tanto adesso siamo in un rivieni. Sì, quindi state ritornando, e questo ci fa piacere. Se volete ci fare sono le rimpatriate. Come? Ci sono le rimpatriate, no? Rimpatriate, sì. Quasi siamo tutti molto contenti di questa notizia, perché ci siete mancati. Secondo me Blue Vertigo mancano nel panorama italiano. Un ritorno sarebbe strepitoso. Vale anche per me. Volete chiedere qualcosa, due ragazzi? Ma allora, ci vuoi dire... questo che state preparando, diciamo, come nuovi pay, sono comunque, diciamo, siamo fedeli un po' a tutto il percorso che avete già fatto come Blue Vertigo, oppure vi siete anche un po' guardati attorno e preso degli spunti su Quinterna? Ma per ora sono delle canzoni di Morgan che stiamo cercando di mettere a fuoco insieme, però si rifanno a quello che è il nostro modo di vivere la musica. Poi se ci sono delle influenze del mondo di oggi arriverà, per adesso stiamo proprio mettendo a fuoco l'intenzione, quindi ci stiamo rifacendo a quello che eravamo. Bellissimo. Francesca?
Ah, io invece volevo tornare sulla pittura. Ho visto qualche ritratto di Boy George tuo, è vero oppure no? Boy George una volta sola, Boy era fatto George. in commissione, era una commissione dove mi avevano richiesto diverse icone degli anni 80, tra cui c'era Boy E anche Boy George. Altri personaggi famosi che hai ritratto, che sono stati tue muse? George. Da Sid Vicious a Adamant, a David Bowie, a Twiggy, la modella della Swing in London, a Jim Morrison, a Ingrid Bergman, o Heidi Lamarr, sono molto affascinato anche delle vecchie icone del cinema degli anni 50. Qui lo chiedo, ma se qualcuno fosse interessato ad acquistare un tuo quadro, dove può trovarti? Tramite i social, la pagina andy-bluevertigo, infatti spesso espongo le possibilità, anche perché i ritratti su commissione stanno funzionando molto in questo periodo e mi piace molto farli. Cioè, diciamo Come che mencionate. pittoricamente io non ho fatto altro che cercare di inventare una piccola cartugna, una sorta di dimensione parallela, dove all'interno ci puoi trovare da Xena alle icone che mi hanno particolarmente influenzato, musicali dell'arte o vecchie statue o vecchie opere antiche. Una sorta di così, mi piace Io una chiamarla stanza come dimensione la tua parallela. la vorrei, te lo dico proprio col cuore, mi piacerebbe proprio avere una stanza come la tua, molto fluo, molto, mi piace un sacco. Che grafica usi per fare questi quadri? È in acrilico, no? Sono in Uso pittura. colori acrilico fluorescenti, stesa a pennello e poi con l'uniposca faccio i bordi. L'uniposca, anche io utilizzavo l'uniposca. Un E poi la resina per proteggerlo. Infatti il quadro qua è Resina? rigido. Una resina, sì, resina nitro che sull'acrilico mi permette Ah, di si spruzza farlo di colore. spray questo. Sì. No, pennello, sì. Pennello? Come il vernissage, che oggi, vabbè, siamo abituati a Ah, sapere ho capito, l'umidità che ho sarà, capito. invece era. È una lacca Vabbè. praticamente. Diciamo, no, sì, una vernice No? È trasparente una lacca che trasparente, sì. fissa il colore. Mi piace il lavoro grafico proprio, molto dettagliato del viso e poi tutta questa armonia di colori ritmati, molto bello. Grazie. Spero di vedervi dal vivo Sei questo, di persona. Ok, posso farti una entrato domanda? anche in questo mercato digitale? Sei entrato dove tra l'altro Morgan so che ha avuto un NFT. grosso esperto, no? Ma sì, penso sia andata bene Sì. un'asta. NFT è un mondo, quello della criptovaluta, è affascinante, ma mi sembrano quelle bombe che se sono seguite da persone competenti che pensano soltanto a dove l'obiettivo è fare il denaro, penso che sia una buona riuscita. E nel mio caso penso che sarebbe cosa abbastanza caotica. Ci ho pensato perché volevo infatti mettere un'altra con delle icone che avevo fatto, però da qui a partecipare, buttarsi nel mondo della criptovaluta al momento mi lascia abbastanza perplesso perché non è il mio mestiere occuparmi di denaro. È una Volevo necessità chiederti chiaramente questo. avere il mercato, però non a quei livelli dove il chiodo fisso è fare denaro. Sì, è giusto. E questo secondo me ogni artista un po' lo dice, il mio mestiere è fare l'artista. Chi vuol fare il denaro, ecco, va dal mio commercialista o quant'altro, insomma, parla con No, chi di piuttosto un dovere. complice che sia capace di introdurmi in quel mondo, allora preferisco le collaborazioni, perché almeno ognuno può svolgere con competenza la cosa. Poi Esatto, ognuno il suo ruolo, ognuno il suo ruolo. Volevo vedremo. chiederti una cosa che non è, vabbè, è una mia curiosità, ma la chiedo sempre a tutti, ma c'è stata mai qualche fans un pochino troppo calorosa che ha infastidito magari in qualche modo, che ha infastidito in qualche modo durante le performance? Generalmente no, ho sempre mantenuto disponibilità e rispetto. C'è stato il caso di una psicotica da ricovero, che insomma, era pericolosa non solo per me.
però. Ecco, perché adesso sento molto parlare di questa situazione che per i personaggi famosi vai in televisione una volta e succedono dei problemi. Penso che anche spesso sia questa velocità dei social a creare un disagio che andrà solo a crescere in questo senso. Ma era stata la Francesca quella lì, pazza psicopatica, mi dicevi, Francesca, è stata tu che l'hai. No, non eri tu. Allora, ultima domanda, volevo chiederti solo un saluto speciale per noi questa sera, un saluto speciale per Almax e per quelle che saranno poi tutte le emittenti dove andremo, tutti i nostri telespettatori. Lo devi fare in russo. In russo? Un saluto a tutti gli amici di Almax e un bacione da Andy Blue. Grazie mille. Un abbraccio, grazie della gentilezza e disponibilità. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Buona serata. A vedersi di persona presto. A presto. Ciao. A presto. Ciao. Beh, che dire, allora abbiamo avuto Andy che questo personaggio straordinario, abbiamo riassunto diciamo un po' in breve tutto quello che è il suo percorso artistico, ma ci sarebbe stato tanto altro da dire, chissà che poi in interviste future non ricapiterà. Ha detto tanto, Sì. Abbiamo ricavato tanto da lui. No, io quando ho visto che stava suonando le note dell'Astenzio mi sono anche un po' emozionata. Ma Xena, invece tu con Carmelo Bene, ecco, visto che la Xena sta facendo due libri, ha fatto due libri, uno su Marchetta, vero? Che confermi? Che no, ho fatto sette libri, ho scritto sette libri. Però dedichiamo questa puntata a Andy. Diciamo soltanto che ho scritto sette libri, ho scritto una cosa di filosofia, incominciando da presocratici, poi il filosofo clou era Kant, e poi sono andata avanti con Bergson, Jaspers, Lukács, fino ad arrivata a Carlos Castaneda. Questo è stato il primo libro, perché io scrivo libri sia in croato che in italiano. Super. Dopodiché ho scritto un qualche cos'altro in croato, sempre filosofia, perché quella forse sarebbe meglio, non lo so, questo purtroppo io sono nata attrice, non c'è niente da fare, però filosofia comunque aiuta. Cioè, mi aiuta a scrivere, naturalmente, invece attrice è una maledizione, proprio maledition. Dopo aver lavorato con Chiambretti, cioè, siccome secondo me lui ha cambiato la semantica televisiva, è stato molto interessante in questo, dove io ho avuto a che fare con tutti i fricchettoni, cioè amici miei alla fine, ho voluto scrivere un dizionario ragionato parafilosofico su specia eternitatis su Marchette. E allora è proprio un dizionario dove arrivano tutte queste cose, in più spiego cosa sono i critici, chi è Piero Chiambretti diventa un PC e così via. E naturalmente la cosa, il prefazione, mi ha scritto Giancarlo Dotto, Giancarlo che era grandissimo amico di Carmelo Bene. Io non ho mai visto nessuno in questo mondo recitare come Carmelo. E niente, perciò ho scritto anche un libro dedicato a lui che si chiama Beatrix. Siccome io ero la sua Beatrice dantesca, e niente, però mi chiamava Beatrix, questa Beatrice più X diventava Beatrix, e allora ho scritto questo libro Beatrix a bene mio. Naturalmente vorrei fare, pensavo prima a tutta una cosa così delirante, vorrei fare una rock opera, ecco. Una rock opera, follia totale, perché
Mi servirebbe un cantante che non parli bene italiano, perché cosa succede con gli attori o musicisti italiani che lo imitano? E io non vorrei questo. Cioè, allora mi piacerebbe avere non so, un Blix. Hai Blix sentito sarebbe... che sta cercando un Blix... cantante? Perché Ser canta, eh? O Giovanni Lindo Ferretti, di una Oh, volta. quanto l'ho seguito, quanto mi piace. Avrei tanto voluto sempre andarlo a trovare al maneggio, ma non ho mai avuto la possibilità Ma comunque andiamo di... insieme, anche io, ma se gli propongo una cosa così, magari dice, questa è fuori. Il canto gregoriano, però... Non voglio Benigni, da Benigni. Ma ti posso chiedere se hai un pezzettino del tuo libro da leggerci, solo anche soltanto uno scorcio? O ti prendo troppo impegno? Ai ai ai. Prendi No, ce l'ho contropiede. qui il libro è questo, se lo Dai, vedete. grazie. Qui anche sono stato dallo psichiatra, cioè, Ecco. perciò non sto scherzando. Questo è il libro. E dall'altra parte, infatti, Beatrix a mio Bella. bene, a bene mio. E poi è scritto come una sceneggiatura praticamente, dove soltanto vi dico così, dedicato ai miei gemelli, naturalmente il libro. E ci sono così, ci sono. Avrei bisogno di tanti musicisti, praticamente di un coro che praticamente April dovrebbe essere sponsor, perché loro dovrebbero parlare praticamente con Carmelo con iPhone. E poi c'è una cantante lirica, un soprano, una cantante punk, una voce bambina. Ci sono io, ma alla fine ho pensato che magari potrei io fare Carmelo bene e una donna fare bene. Perché no? Stravolgere tutto, cioè uscire proprio in ecstasy pura, no? Uscire fuori completamente di me, Non no? è detto che tu forse i canoni che ci sono adesso puoi stravolgerli, secondo me sì, hai un'idea. Ma questo è ancora più allucinante, secondo me, perché cioè, poi vi racconterò cioè, questa mia folle idea. Però magari poi mi soffermerò soltanto in teatro con Ultima Cena, Carmelo Bene, e finisce tutto in un'orgia. Non sarebbe male, perché Carmelo è stato molto dionisiaco alla fine, no? Sì, Dionisio sicuramente c'entra nel suo percorso, ne sono... O Dionisio, non so E come... come? Il più E... grande in assoluto. Avete avuto fortuna in Italia di avere un genio così incredibile. Beh, però anche tu sei stata fortunata a riempire di rossetto i cuscini di David Bowie, te lo dico. Sì, sono stata molto fortunata, ma anche molto stupida. Forse ero troppo giovane, non ho capito con chi aveva a che fare, nemmeno lui a mamma fosse capito. No, sto Ma scherzando. ti ricordi qualcosa di lui che, non so, tipo qualcosa di peculiare, se aveva dei riti scaramantici, se faceva delle cose strane o se era un Faceva di personaggio... tutto, lui era strano, cioè, per me no, per me assolutamente zero, però sì. Normale, uno che ha vita, l'ha vissuta veramente, pienamente, visceralmente, l'ha vissuta, Tutta. è straordinario. Cioè, non Perché voglio parlare di lui. di So Sara soltanto che quando è morto io piango ancora oggi, veramente, forse la morte dopo di mio fratello è quella che mi ha toccato di più. Ah, sì, perché è stata una Si persona importante. assomigliavano anche. Ah, Questi vabbè. occhi un po' viola, violastri, perché alla fine aveva anche un occhio anche un po' violastro. Mi piace questo viola. Sì, è vero, era un pochino era bicolor poi come colore, ma non perché è Sì. nato così, poi si è capito che era stato vittima di un incidente di bullismo, mi sembra di aver capito. E no, perché Sara invece ha le sue, abbiamo saputo che Sara ha le sue, Sandro, mangia solo certi cibi, non li mangia tutti, è vero Ah, Sara? Che...
Ormai adesso non so su Marte mi aspetta di sicuro, ma che cosa mangia lì? Su Non Mars. si capisce. Sì, diciamo così, vabbè, io andrò on Mars di sicuro. Sicuramente È il io nel prossimo. mondo degli universi Ma diciamo paralleli ci che io ho credo. la semplicità. Io la semplicità dei cibi, più sono semplici e più li gradisco, sono fatto così, diciamo, I ecco, non... personaggi? più si complicano e si pasticciano, no, dico i cibi. Ai No, i cibi, personaggi ma è no, vero, guarda, io i mangio personaggi, la soltanto. musica mi piacciono. Mi piace tutto complicato Infatti. tranne il cibo, ecco. Ah. Per mantenerti così bella e magra? Xena, cosa fai per mantenerti sempre così? Ma dove sono Bella. bella? Una volta, ormai sono una nonna, cioè, sì, i Comunque bambini sono piccoli. Com'è? ha un suo fascino misterioso. Ma E non questo lo si sa, dicono gli altri. Ma guarda, io lo sono dico io. mistero. Allora, siccome hai un fascino misterioso, visto che abbiamo Misteria, abbiamo Misteria in linea, il rapporto Esatto. di Xena col mistero, le cose misteriose. Ma io sono mistero per me stessa, più di così, guarda, risposta più di così non lo so, c'è cosa fare, c'è mistero. C'è, guarda, io ho fatto delle performance veramente allucinanti, dove veramente mi sono spinta all'estremo del mio corpo, all'estremità di tutto, no? Cioè, ho chiesto, poi si può anche parlare di mistero, perché io lì mi sono innamorata di Gesù, di Dio, di Gesù, anche questo. Cioè, diciamo che anche questo precede anche mi sono chiusa al Museo del Madre di Napoli per 11 giorni. Volevo far vedere come ha vissuto MMDP 429, sembra una droga, ma sta per Maria Maddalena De Pazzi 429, perché lei ebbe 429 fenomeni di estasi. E dovete. Mamma Eh mia. sì, fantastico. Perciò io non ho mangiato per un mese, assolutissimamente, ho bevuto soltanto l'acqua ed è stata l'esperienza più bella della mia vita. Cioè, parlando dello spettacolo, di performance. Ma è molto interessante. Io infatti lavoro sulle mistiche italiane, tedesche, mi interessano tantissimo. Vorrei fare un film alla Tarkovsky. Questo potremmo dare. Ah, un altro bellissimo personaggio. Su questo ci troviamo assolutamente d'accordo, ma quindi in quei giorni in cui hai soltanto bevuto, non hai avuto, cioè non hai sentito fame, non hai sentito il senso Ma non ho di. sentito tutta la mia follia, cioè perché io soffro di tutte le fobie di questo mondo, no? Figuriamoci claustrofobia dove mi hanno chiuso con una chiave. Io ero in una chiesa sconsacrata vicino al Museo Madre di Napoli e mi hanno detto puoi fare di tutto, cioè puoi fare tutto, non devi saltare su altare. E io l'ho fatto, infatti, ho saltato su altare. Ma era bellissimo, ma come? Se cioè, tu vivi da sola, io non volevo computer, me l'avrebbero dato perché tutto doveva andare su streaming, io invece scrivevo tantissimo e cosa volevo dire? Sì, sono saltata su altare, Sull'altare. però ho scritto delle cose forse più belle della mia vita. Cioè di amore divino, di proprio di uscire completamente di me, di un'ecstasy vera e propria. È stato molto curioso. Poi, naturalmente, una volta uscita fuori, ho detto: adesso preparatemi un tavolo, mangerò di tutto di più. Ma non era possibile. No, è stato bello perché mi sono anche purificata. Io Sì. dico che dovete fare un digiuno tutti quanti. È Io molto lo sto curioso. facendo, perché voglio un po' perdere un po' di peso, ma Ma non per peso, per purificarti, perché anche come esperienza è molto interessante, no? Questa è stata sì. sicuramente la Ma non performance è per più. quello.
Ciao Fabio, però ti chiamo, è pronto? Sì, no, oggi sono la seconda giorno. dai, sì. No, ma devi chiuderti da qualche parte, devi andare via, via, perché se sei a casa, normale, poi questo lockdown l'abbiamo visto, no? Tutti abbiamo messo qualche chilo in più, no? L'acqua era gasata, tu no, l'acqua era gasata naturale, ti vedo sempre naturale, Naturale, niente sì. gas. Esatto, Ma lì niente. non importava, visto che bevevo soltanto l'acqua, potevo anche non bere, credetemi. C'era Ah, proprio una cosa curiosa. Poi di mistero ne parleremo un'altra volta. volentieri, perché speriamo di averti ospite. Infatti, come dicevo anche prima, speriamo di averti il prima possibile nuovamente per fare un'intervista con te in esclusiva, dove vogliamo sapere tutto, tutto, Diamo a tutto. Carmelo quello che è di Carmelo. Ecco, Guarda. e quello che è di Xen, vogliamo conoscerti al 100%, sei una Ma non mi prima. conosco nemmeno io, mi volete conoscere voi, ma state Dobbiamo scherzando? condurre in perspettiva perché tu possa Vabbè, riconoscere te stesso conoscere. attraverso Più che conoscere, sono curiosità che colorano anche la vita degli altri, a sapere, a sentire cose che non abbiamo mai provato a sentire prima, esperienze mai vissute da noi, vissute da... Però magari voi avete Hai vissuto le potuto esperienze che immaginare non ho di vissuto poter io. provare, perché quella che hai detto tu adesso, questa cosa non lo so, non lo si sa. Ognuno ha delle cose che altri non conoscono, che non ha mai provato. Assolutamente. Il mistero che hai detto adesso nella tua esperienza è un mistero che incuriosisce. Nella dinamica di quello che hai fatto, che è successo dentro, nella testa, nello spirito. Questo è il mistero. È Sì. già un mistero. Ma Santa Veronica Giuliani dice: quanto pensate voi che io stia a morire? Bellissimo. sì, è vero, c'è una concettualità estrema in questa frase, secondo me. E chissà se Misteria, perché la Francesca da noi ha preso questo soprannome di Misteria Moët, dove ci racconta un po' di aneddoti appunto dell'occulto, di situazioni. Quindi chissà che non parleremo anche di te Ah, curioso, prossimamente. bello. Qualche cosa sulla tua persona, quindi potrebbe essere un'idea, che ne dici Francesca? Sì, certo. Magari copriremo. Certo, Si curioso, molto sì. vede Per una luna di esempio, mistero. Si vede, legandosi sempre si a Misteria, vede. Misteria si occupa molto spesso di spiriti e di fantasmi, di ectoplasmi che vivono Multiventi. dentro nelle case. Tu ci credi, Xena, in queste? Assolutamente sì, io sono un fantasma, un fantasma con la mia asma. Cioè, è normale che ci credo, ma io ci credo in tutto. Cioè, ci credo anche che non esisto, assolutamente, che adesso voi siete lì, ma cioè, Chissà se ci forse sarà. anche no. Sei anche una miss. Sei Sono anche anche una una. miss, una miss, una miss, miss Stero, no? Come dicevi prima, quindi Sì, una cioè, mistero, sì. giocando con le parole, no? Giocando con le parole che a me poi piace tanto, sì. È un po' misteriosa e un po' isterica, no? A volte Misterica. anche mistress, no? Ma no, scherzo, scherzo. Ci Come sta. so ci sta, no? Come una battuta così da stupidina, dai, per non prendere tutto così seriamente. Domani ti chiamano tutti per chiederti di fargli da padrona, vedrai che dopo questa Ma guarda, situazione. non ho voglia più nemmeno di picchiare gli uomini, figurati gli altro. Ma te è mai capitato che un fan se fosse un pochino troppo, cioè che ti provocasse un po' troppo, che fosse un Sì, pochino ma troppo? io vado oltre, cioè, no, non è stato nessuno, un fans non ti fa male, ci sono gli altri che ti Non c'è fanno stato del nessuno male. che ha esagerato. Ma delle avance Ma un po' strane le hai vissute, eh? Delle come? avance un po' strane, insolite, delle avance un po' Ma insolite te naturalmente le che hanno sì, fatte ma prima o poi. naturalmente che sì.
Ma te li ha fatto Renato quel giorno che Ah, l'ho io mandato? amo Eyes Wide Shut. Ah, Ma Renato sì, amo tutto, si deve provare tutto in questa vita, se sei no. stato tu che gli hai fatto le avance quella volta che sei andato a trovarla? A chi? È venuto con te con la Rosalinda come reporter che poi non ti hanno trovato da subito, non so se te lo ricordi. Allora dicevo, forse è stato Renato che gli ha fatto l'avance e poi No, perché guarda, io penso che a lui proprio non piaccio per niente. Anzi, ma poi sai, cioè, no, non sono proprio il suo tipo di donna, però io, sai, con questa voce, poi ha detto magari che sei un maschio, un trans. No, ma Renato, sto scherzando. Poi, sai, io no, lì siamo stati, mi ricordo, siamo stati al Triennale di Milano. no, hai una personalità particolare. Hai la personalità particolare. A me come voce Ah, il ricordi molto psichiatra, Gianni tutto questo. Bravo. In che senso? Sentiamo un Come altro voce ricordi. psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, dai, io. È divertente questa cosa, ma questo non sta andando in onda, no? Sì, stiamo andando in onda, E vabbè, parliamo delle cavolate, ci vuole, dai, divertiamo un po' le persone. Ma come io ho una personalità un po' particolare, particolare. non riesco a definirla, Ma guai, però guai definirmi, ti cavo gli occhi. mai, Scherzo, non si no, fa, no. non si fa, non si fa, non si fa, non si può fare. No, ma No, io infatti non amo le definizioni. Io adesso sono una bravo. persona, tra 2 minuti mi metto Perché e una diventerò definizione vuol un'altra. dire circoscrivere una persona. Ma Invece sai una quando persona è l'etichetta, tutto, può fare giusto? di tutto, essere tutto, quello che non ti aspetti. Giusto, E se lei è tutto e una niente. persona che è quella che non ti aspetti. Ah, ecco. Perché cosa vi aspettavate? Ma Io allora non io mi ti dico, aspetto sono niente, stata perché sorpresa. proprio mi piace quando non mi aspetto niente e vedo le sorprese, come è una Ecco. persona. Non mi creo mai un modello di una persona. No, È io la bello pensavo andare a dico, dire ma sai che una happening. hai detto una cosa bellissima, nel senso che la sorpresa, io vorrei tanto essere sorpresa, cioè che qualcuno mi possa sorprendere, cioè, è quello che mi manca, non ci sono più le sorprese, mancano, veramente. Lo dico sempre anch'io. Sandro, Vero? io volevo sorprenderla con te, dicendole che tu canti e che potreste fare, che ne so, una volta un duetto. Oddio. Io posso Io sorprenderla guarda. dicendo che ho proprio pubblicato due brani che sono stati nominati Buono. da lei in questa serata, cioè Mistero e Misteri, no? Ho pubblicato questi due brani che quindi magari posso sorprenderla da questo punto di vista, che magari non si aspettava che parlava di certi argomenti e poi c'erano già delle canzoni che li trattava in qualche modo, no? Che li trattavano questi Però un argomenti. duetto Non so musicale fra di se voi, questo può visto che essere una una volta sorpresa. non nasce. Ah, un duetto musicale con te, magari quando vi conoscerete meglio, chissà che non nasca da cosa nasce cosa, insomma, quindi potrebbe essere che chissà. Cosa può nascere? Mistero. Nasce il mistero. Una musica, qualcosa di musicale, qualcosa di Cosa artistico può tra nascere là? noi. Noi li Ma possiamo sentire. io nella musica sono molto dark, io amo Diamanda Galas e Compagnia Bella, Rose Williams, Christian Dee, tutti quelli lì da quella parte così. With Temptation, Led Tristania. Zeppelin, parlavamo prima, Black Sabbath, Led Zeppelin, ma quali c'è la musica di oggi? Vabbè, tutto va bene, però io sono rimasta ancora. Mi ascolto quella buona musica, Lacuna no? Coil. Eh Lacuna sì. Coil, ti piace? Sì. Ma poi mi ha With colpito Temptation. A me ricordi Eh sì. molto Fatti Bravo, per esempio, o sbaglio? Ma io ricordo tutti, mi dicono che assomiglio a David Bowie, mi dicono che assomiglia a Patti Pravo, a Dana Oxa, Bravo.
A chi assomiglia Vabbè, lì ancora? c'è, forse è Luke. Tutte quelle di Ma stile, sarà perché Luke. Ma Luke. sai, magari. Ma infatti, bravo, sì, però io ancora non sono rifatta, ci penso, però. No, una bellissima donna, cioè a me piace No, tantissimo, mi piace, bel personaggio. io parlavo della voce comunque, soprattutto, non Ma de la voce mi parte dicono che dell'aspetto. è molto da Mandalir, Sì, invece. confermo, sì. No, ma la donna molto contralto come Sì, voce, no? è vero, Ha un fascino particolare. A me, no, per quanto riguarda me, la voce contraltile di una donna, anche quando canta, quando parla, ha un fantastica. fascino particolare. È anche per me. Questo mi piace Quando moltissimo. troverò una donna che mi assomiglia, mi innamorerò pazzamente. Ma sto Ecco. scherzando? Vabbè, perché. Insomma, di bambini ne ha sicuramente avuto a che fare, con i bambini ha avuto a che fare tanto, quindi insomma, noi la vediamo così, ma io vedo invece una parte molto materna in Ah, Xena. io in primis sono mamma. Penso che più che essere stata una brava attrice, una brava cantante, sono stata una brava madre, sì. Quello Ti sì, e vedo. adesso lo faccio con i miei nipoti. Sì, io lo sento che hai Vabbè, questa. la ruota gira. In questa veste, ma sì, a me piacerebbe avere. Guarda, per me io avrei avuto almeno quattro figli. Almeno, Però perché dovevi avere uno partire. is dangerous, come si dice. Sì, è così, è un po' Vabbè, pericoloso. ne sai qualcosa, no? Sì, mamma mia, adesso forse ho messo qualcosa io comunque. Sì, è un po' pericoloso, ecco, questo sicuramente. Però sì, io ad esempio Perché quando ti ho ci si visto. innamora troppo, no? Diventa l'amore della tua vita in qualche modo, no? È E vero, questo è che noi diventa. madri. È vero, però non hanno calcato le scene come te, vero? Tua figlia non ha ripreso le scene come hai fatto tu, mi sembra, neanche i tuoi nipoti penso che ancora non I siano miei nipoti nel. sono piccoli, c'è cioè uno vuole diventare. guarda, mi viene in croato da dire il pompiere. Pompiere più fotografo, l'altro vuole diventare artista più astronauta. Ma loro sembrano due puti, veramente. No, mia figlia invece, avendo questa madre, cioè lei sicuramente già da bambina ha odiato tutte le persone che venivano alle mie feste, perché io poi ho avuto, in primis facevo vestiti, perciò delle sculture, no? Gli abiti scultura, poi mi sono. Cioè non avevo più voglia di farli, dopodiché facevo la modella, perciò i fotografi a casa mia tantissimi, le modelle, le feste. Cioè sicuramente lei si è molto stancata, no? Attrice, però sai, poi lei sarebbe stata è una fantastica attrice. Poi ha scelto il lavoro da fotografa, dove io sovente, se non sempre, venivo fuori come un mostro. Ma veramente tipo un feto, un fetus vero e proprio, c'è da aver paura. Ci ho detto, ma è fantastico perché tu mi stai facendo psicoanalisi, psicoterapia che nessuno mai mi ha fatto nella mia vita. Ma la foto con la carrozzina te l'ha fatta lei, quella con la carrozzina vestita di nero? Penso di sì, Quella era bella penso però, di dai. sì, ma è una foto così, ma no, lei mi ha fatto delle foto che poi. Anche sono andata in una mostra. Sì, abbiamo lavorato insieme, lei come fotografa, io come attrice, e così come vocal performance, e cose così, no? È stato questo duo XP, è molto curioso. Adesso lei fa la mama a tempo pieno. E Sì, gli anche piace. perché dopo un po' uno dice, aspetta un attimo, sai, la voglia
A volte arriva, a volte passa, poi ritorna, poi ti ripassa. Bisogna avere voglia anche di fare le cose, lo dico sempre, se lo fai immediatamente viene sempre qualcosa di peggiore. Ma sai, io ho rischiato anche tanto dando a mia figlia il nome Persefone. Persefone è un nome importante. È importantissimo, perciò devo fare la genetica per tutta la vita. È quello il mio più grande mistero. Ecco, ma stavo dicendo. Bravo, stavo dicendo. Vedi? Non è facile. E poi non è neanche facile oggi giorno fare i fotografi. Perché ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi. E se non hai un giro inserito dentro in qualche ambiente, roba così, non fai niente. No? Che fai le foto così, però. Anche le mostre, io ho provato ai tempi, riuscivo a essere selezionato per la Fiera di Milano, tutte queste cose qua, però alla fine che cosa fai? Se non hai un settore come quello della moda oppure della creatività artistica, roba così, che è già stabilito, che sei già inserito, non serve a niente fare i fotografi oggi. Poi una volta c'era il fotografo, quello vero, con la pellicola analogico. Fantastico. E quello faceva il lavoro. Oggi col digitale sono fotografi tutti quanti. È vero. E allora è una inflazione di fotografi. Per questo che ascoltavo attentamente questo lavoro qua di fotografi. Io penso che l'ambiente, che come ho visto qualche foto di Xena che mi ha fatto vedere Alessia, sono stato lì a contemplare, cioè è come una cosa di Stendhal, no? Entro nella fotografia per vedere come è stato creato tutto quanto, no? È bellissimo. Allora Io ho lavorato con il fotografo più grande del mondo per me, che non c'è più, che lui ha lavorato con Verushka e poi ha smesso di lavorare, ma anche giovane ha smesso di lavorare, poi è morto, ma mi ha fotografato, si chiama Franco Schreckenbauer, andate a vederlo perché secondo me è nuovo. Fantastico. Anche se io ho lavorato con Helmut Newton, con Peter Lindbergh. Helmut Newton, con... adoro. Ah, lui è fantastico, però non è più bravo. Schreckenbauer è più bravo di Helmut Newton. Per me. Fotografo si autoinflaziona alle volte, no? Assolutamente. No, ma Helmut è bravissimo. Ma poi soprattutto sia lui che Alice Springs, sua moglie, sono state due persone fantastiche. Umili, cioè, a me sembrava di andare così a cena con nonno e nonna. Cioè, tu pensa avere questi due, no? C'è Helmut che mi fotografa come un'amazzone cittadina, nuda completamente, soltanto le scarpe tacco 12, e lei riprende tutto, e io mi sono sentita più vestita che mai. E poi lavoro con lei e lei mi dice: dimenticati tutto quello che ha fatto Helmut. Cioè, tu per me sei un Bambi e ti voglio così, senza essere questo. Così esagerata, perché lei ne ha riconosciuto qualcosa d'altro. Per Helmut essere nuda, il corpo umano. A qualsiasi età, no? Perché prendeva anche le ragazzine di adolescenti, nelle espressioni più naturali di questo mondo, anche se li faceva come un quadro, usava molto seppia, a me piace molto il suo seppia, i colori un po' desaturati, queste ambientazioni strane. Usava il nudo, sì, ma sapeva renderlo interessante, bello, normale e non volgare, assolutamente, perché oggi si cade nella banalità e dove c'è la banalità c'è volgare.
Ma no, ma Helmut appartiene a un'altra. Sì. Un'altra creatività, si può fare. Poi c'era un altro come lui che adesso non ricordo il nome. No, no, non mi viene. Un altro che seguiva un po' questo stile, Chi è però Avedon? Non so personale. chi. Vabbè? Avedon? No, non mi viene il nome. Vabbè, Pensare che avevo preso un album un tempo fa e adesso se l'avessi qua fra le mani te lo farei vedere. io intanto sto preparando una monografia di fotografie Difatti di ti volevo tutti questi chiedere grandi. i tuoi progetti futuri quali sono? C'è questa progettualità, quindi già che ci hai detto Oh altre mamma mia, il cose. È telefono se n'è caduta. andato. No, mi è caduto, l'ho detto prima o poi, ma non l'ho beccato con la cosa. Io ho dovuto I miei comprare. progetti futuri, eh sì, cioè io vorrei veramente gettarmi così nel mondo per uscire fuori di me completamente, cioè in una estasi sperene. E rimanere lì, un'estasi, è così, E allora però lo so. bisognerebbe fotografare questa ecstasy. Sì, assolutamente. Però cioè, sì, ci penseranno gli altri di fare cartacce o delle cose, delle mie immagini che io ho ancora interessanti, di Helmut Newton che mi regalò la fotografia, Alice Springs pure. Cioè, ho delle belle E immagini di lì è grandi tutto fotografi. rigorosamente pellicola, Sì, perché lui non fa analogico, niente digitale. niente, zero. Infatti è fantastico per questo. Quelli sono fotografi. Eh beh, sì. Digitale, poi a parte che digitale io lo so perché devo, ogni tanto mi capita che devo fare qualche piccolo report, ma non riuscirà mai a poi usare RAW, per esempio, ma non sarà mai come la pellicola, cioè non riceverà mai la luce come una pellicola Ma del no, digitale. Anzi, poi tante vogliamo volte il mettere digitale. lavorare in camera oscura? Mamma mia, che orgasmo! È un orgasmo! La camera oscura è un orgasmo, Sì, veramente, perché non tu sai come vedi, ti viene fuori. E tu partorisci proprio la tua immagine che hai creato. infatti, Cioè, un parto. l'ingranditore. E poi quando cominciano a venire fuori le immagini dentro nell'acqua è bellissimo. Provato, provato. Cosa bevo secondo voi? Mille. Aranciata. Vino. 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 Te, sembra te. Ma io sono una donna che beve secondo voi che cosa? Dai, Magnesio potassio. vediamo. Non ne ho Come? la minima idea. Ma infatti Puoi vino. bere di tutto, sai, Vino non una va bene. cosa Ma tipica. se tu mi inviti a cena, dici per non fare Spremute, brutta figura. spremute, Spremute, spremute. No? ma alcol No. niente, cioè, ma no, se esco fuori, cioè, bevo. Guarda, qua mi prendi in contropiede perché non un Vedi? personaggio come te può bere di tutto. È vero, l'assenzio prima parlando di con Non Andy. riesco a dare una. Pensa a te l'assenzio, vedi? Quindi Parlando con Andy prima. in Vabbè, serata. ma visto così del bicchiere sembra a te, poi dopo bisogna gustarlo. Sì, infatti. Andiamo ovunque, c'è cioè, quelli che ci ascoltano dicono: ma questi stanno delirando in questa notte d'estate. Io a Milano. A me chiedono sempre Alessio questo, lo mi sa che per me sento delirare è una cosa normale. anche per me. Ma a me chiedono Dobbiamo solo delirare. di non fare più interviste canoniche, ma di fare qualcosina di più, diciamo, di più creativo, anche Folle. perché l'intervista canonica ormai annoia, no? Invece se si può dire qualcosina di più, forse delle volte L'inusuale, qualcosa di una inusuale va banalità. sempre bene. Sembra una banalità, non Assolutamente. interessa più. Se ad esempio Xena dice io stasera ho bevuto l'assenzio, è molto probabile che tutti gli altri lo vadano a bere e poi vadano a vedere Xena dove va a berlo pure lei. Cioè, Ma perché se mai sai dove lo infatti. trovano?
questo qui. Ma io non l'ho mai cercato, non so neanche che sapore abbia, che colore. Beh, il colore l'ho visto più o meno, Ma no, colore ma verde, questo no, colore verde come questa bottiglia d'acqua. Ma scherzo, no, era una semplice birra che a me non piace birra per niente. Oh, Io la ai, 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 ai. Invece mi No, tocca. no, ma le birre artigianali mi piacciono tantissimo. C'è questa birra IPA, adesso ve la faccio vedere, che così bevo almeno perché ho sete, visto che stiamo parlando. In quanti non vorrebbero farsi una serata con Xena? Secondo me. Una bella birrata assieme, soprattutto una bella birrata assieme. Adesso finito qua, me ne vado a Sì, fare poi una abbiamo parlato piccolina. con il parente che la birra è di famiglia, di casa, ormai potrebbe essere un tuo parente, la birra, perché Renato mi ha Però è detto vero che non possiamo fare la pubblicità, adesso mi sono ricordata. blocchiamo il... Però la birra, sappi che Renato l'adora qualsiasi marca, quindi... No, no, specialmente. Sì, artigianale. artigianale, C'è una soprattutto birra che con si la chiama Weiss. Mastino, Mastino, buonissima. La Weiss. Sì, va benissimo. Però io la... Sì, Quella dei frati, non filtrata. infatti, no, però io bevo una migliore, Mastina è più buona. E Dai, anche io non posso fare la pubblicità, c'è cioè quella dei frati alsaziani. però tu l'hai nascosta, io nemmeno nascosta bevo, ma non hai bevuto, non ti ho visto. No, e infatti ce Devi venire l'ho di qua. là, devo tirare fuori la carapa così. Cioè, No, ma ma io mi sono ricordato. Sorry. dopo lo vado appena a prendere. Infatti. Sto per avere una crisi di astinenza alla birra. Prenditi una birra, no? beh, si può fare. Allora, aspetta, vado subito. 5 Vai, minuti. attendo, ti aspettiamo. Intanto volevo far chiacchierare un pochino anche Sandro Francesca, che non. Non Paolo, Che non ti avete chiamo. chiacchierato. Che Non tanto mi avete dopo vi chiamato. sistemo io. Quanto durerà sta cosa? Cioè, siete fuori, qui stiamo dicendo proprio delle cose così. Siamo in dirittura di arrivo. Aspettiamo che prenda Renato. Aspettiamo Una birra. Allora ci di diamo birra, sigarette, tutto quanto. prendere la birra. Io metto un whisky in casa, se volete Tu, io lo Alessia, non switch. fumi? Ho smesso qualche anno fa, fumavo, poi guarda, per una tracheite non sono più riuscita neanche a tirare il fumo, quindi ogni tanto per una sigaretta non la aspiro, ma... Ma anche io ogni tanto. Ma sai, c'è queste persone che ci guardano, sapranno troppe cose di noi, Dopo stiamo non c'è andando più... oltre. Cioè, tra poco, nella notte si dovrebbero fare queste cose. Se nella notte non hai tutta questa cosa di dire, non dire, lo dico, non lo dico, ma di, cioè, Ma nel sì. senso, diciamolo, ma chi se ne frega, no? Quindi cosa dobbiamo nascondere? Cioè, non c'è niente da Niente. nascondere. Tutte persone che direi normalissime, che vabbè, come te fanno lavori particolari. Francesca forse è l'unica che fa un lavoro non particolare, ma particolare. Normale. Ma perché Francesca cosa fa? Diglielo tu, Io Francesca. lavoro in comune. In La comune? spezzegata, sì. Comune. A Modena. Come? Lavoro In in comune comune? a Modena. No, adesso è la Alessia che mi fa le battute. No, lavoro in comune a Modena, sono impiegata, tranquilla. Non faccio Cioè, niente di da te possiamo strano. risolvere un sacco di cose, tipo TAR. Ecco, mamma mia. Il soprannome che ti hanno dato, la sindachessa, ormai l'ho detto, ma non ti chiamo sindaco. Opposito. Mamma mia! Mamma mia, ma che birretta! C'è birra enorme. Piccola come No, questa è la pinta normale. la mia tazzina di caffè, Salute, salute. che è una tazzona, il mio caffè. Mamma mia, evviva! Dai, allora salutiamo i nostri. Cosa? La salute di tutti. Ma era Al la birra. pubblico.
Alla salute al pubblico. Anche tu stai bevendo. Questa è una vice. Questa è una IPA. Ah, che buona. E quindi allora vado a prendere lo spritz io, scusate. Beviamo tutti così ci salutiamo. Ma, salute. Renato, scusa, non ho capito una cosa. È una pinta o era la quinta oggi che bevi? Non ho capito. Questa oggi è la... No, oggi non ho bevuto tanto. È la terza o quarta. Ah, niente. Cosa vuoi che sia? No, perché... Oggi ho fatto un lavoro molto nel sudare, no? E quindi la birra ogni tanto va bene. Non te ne accorgi neanche. Sì. Oggi si è data ad altri tipi di lavori più manuali per la casa, diciamo così. Vabbè, ha pittato. Mi diverto. Ma dai, poi ci troviamo live e beviamo. Oh, certo, ecco, adesso, che è la cosa più bella, manca adesso. Capiteremo bene a Milano, voglio dire, anche perché tanto ci dobbiamo venire e quindi speriamo che ci sia un bel incontro, di ritrovarci tutti. Adesso speriamo che si riesca, non succeda altre limitazioni. Basta, non vengano fuori. Basta. Basta, sì. Dici? Che basta, hai ragione, brava. Però mi sa che lasciamola da parte questa sera, sì, mamma mia. Io invece spero di ritrovarti tutti, anche perché c'era appunto, vabbè, poi vi chiamerò tutti in privata sede, ma c'è la possibilità appunto di avere il nostro piccolo studio anche a Milano, oltre che a Modena, perché poi... queste sono un po' caput mundi, c'è anche Roma, ci hanno chiamato in diversi posti. È il tempo è avere il tempo. Oppure fate un giro in Sicilia, vedi? Dove? In Sicilia non mi hanno ancora chiamata, però collaborando ti con ricordi la che avresti dovuto venire con me? Sì. A Palermo. Siamo andati a fare altre cose, mi dispiace tutto moltissimo. Ma non... No. Sì, davvero, sì. No, ma io ho fatto la guerrilla a Palermo e allora con Alessia ci siamo messi d'accordo che avrebbe fatto un'intervista a questa persona che ha organizzato, invece non è andata in porto, no? L'ho intervistata. Sì, l'hai intervistata, però potevi anche venire, era divertentissimo. L'ho intervistata, ma abbiamo dovuto fare solo qualcosa di scritto perché purtroppo lei non aveva tempo. Per quello ti dicevo, tempo, se no non si riesce a... Comunque io non sono dalla zona, non abito, perché non sono siciliano, non abito zona Palermo, ma sono vicino a Catania, vicino all'Etna. Qua che bello, wow, è stato esportato, qua arriva giù sabbia tutti i giorni, devi stare attento, ma no, che cosa, devi stare attento, dai, c'è tutta scena per adesso. Come si deve stare attento, Renato, non viceversa. Dobbiamo stare attenti a tutto e a niente, vero? È vero. Speriamo che comunque ogni tanto fa qualche piccola scossettina. Le prime volte avevo la paura perché non sapevo, quando non sai la natura di queste cose, quando non sai perché viene giù sta questa sabbia, che viene giù i lapilli, non lo sai. E adesso cosa succede? Cosa deve succedere? Allora tu vedi la gente di qua che sorride, e che deve succedere? Abituati giù la sabbia, succede che dopo devi spazzare. Ragazzi, io direi che è giunta l'ora, siamo arrivati a un'oretta di trasmissione, allora propongo a Ster di fare i saluti. Io anche vi mando un saluto. Ma faccio saluti, cosa? Salute. Il mio saluto è così. Libattevi. Saluti e saluti nella vostra lieve libertà. Brava. Brava. Grazie.
Grazie mille ragazzi, è stato un piacere stare con voi, veramente. Grazie anche a te. Grazie, speriamo di vederci presto, dai. Grazie anche a te. Ma io questa cosa qui come la sistemo dopo? Ah, ve la dovete vedere tu, Sandro. Ma il quadratino piccolino. Adesso facciamo partire la musica e poi ci... Salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Salutiamo tutti in grande. Salute, come siamo. Ciao, salute. Buona serata, buonanotte. Grazie. Alla tutti. Grazie, alla prossima. E mettiamo ciao. Grazie, ciao. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ciao a tutti. Buonanotte. Sigla. Buonanotte. Ciao. Ciao. Foligno. Come fai a partire questo? Visita. Visita. Poi è un poco che nasce senza la felice, senza abbastanza che te. Ma erano tutti famosi, e cosa una pagliata che tu non lo sai, indossano critica in media non dona scanzia. Un cappello della zia, penso gli umani, tempo figli, padri umani, farono finti di tutti, tinti in bianco e nero, da che lodezza. Shamir, bilo, sei ok?